Qui vediamo la curva di riscaldamento e di raffreddamento sia per le sostanze pure come ad esempio l'acqua, sia per le sostanze non pure come i miscugli. La curva di riscaldamento e di raffreddamento sono due grafici che ci mostrano come aumenta la temperatura quando si fornisce calore oppure si toglie calore. Dal grafico vedete che la temperatura non aumenta in modo costante, ma a un certo punto, e questo corrisponde con il passaggio di stato, la temperatura non aumenta, ma rimane fissa, rimane ferma. Questo tratto del grafico è chiamato sosta termica e corrisponde a un periodo in cui la temperatura non aumenta pur continuando a fornire calore oppure togliendo calore. Ci sono sempre due soste termiche e corrispondono al passaggio di stato. Facciamo un esempio: ho del ghiaccio nel freezer, lo tolgo dal congelatore e lo metto a temperatura ambiente. Quindi la temperatura vedete che comincia a salire fino a 0 gradi. A 0 gradi, che è il punto di fusione dell'acqua, il ghiaccio comincia a diventare liquido. Durante questa sosta termica vedete che la temperatura non aumenta, quindi pure se continua a riscaldare con una fiamma il ghiaccio, la temperatura rimane sempre di 0 gradi, perché durante le soste termiche la temperatura non aumenta. In questa fase coesistono anche i due stati, quindi qui per esempio sia il solido che il liquido. Nella fase dell'ebollizione invece coesiste sia la fase liquida che quella gassosa. La terza cosa importantissima da sapere è che occorre che tutte le particelle cambino di stato, quindi la temperatura comincerà a risalire solo dopo che tutte le particelle del ghiaccio si siano trasformate in acqua, quindi tutte le particelle hanno cambiato di stato. Tornando al nostro esempio, riscaldo il ghiaccio con una fiamma e vedete che la temperatura non aumenta. Quando tutto il ghiaccio si sarà sciolto in acqua, quindi tutte le molecole adesso sono diventate liquide, allora la temperatura comincia ad aumentare. Aumenta, raggiunto i 100 gradi, che è il punto di ebollizione, l'acqua comincia a evaporare. Però la temperatura vedete che fa un'altra sosta termica. Anche qui coesistono due stati, quindi quello liquido e quello gassoso. E occorrerà che tutta l'acqua si sia trasformata in vapore, quindi nella pentola non c'è più acqua ma è tutto vapore, e solo allora la temperatura comincerà a risalire. Poi ci sono queste altre due cose da sapere, cioè che la durata di questa sosta, cioè quanto è lungo questo tratto, dipende da quanto materiale c'è. Per esempio, maggiore la quantità di ghiaccio, allora la sosta termica sarà più lunga. Vedete che qui ho 10 grammi di ghiaccio, qui 15 grammi. La sosta della linea rossa è molto più lunga rispetto a quella blu. L'altra cosa da sapere è che la temperatura di ebollizione e di fusione dipende anche dalla pressione. Quindi se sto a livello del mare, dove la pressione atmosferica è più grande, la temperatura di fusione e di ebollizione sarà di 0 e di 100 gradi. Ma se vado in montagna, dove la pressione è minore, quindi meno di un'atmosfera, allora l'acqua non bolle più a 100 gradi, ma bollirà prima a 80 gradi. Se invece la pressione è maggiore di un'atmosfera, per esempio come accade nella pentola a pressione, l'acqua non bolle più a 100 gradi, ma bollirà a più di 100 gradi, quindi 120-130 gradi. La curva di raffreddamento è la stessa, però è al contrario, quindi ci sono sempre due soste termiche. Ad esempio raffreddiamo questo vapore. Raffreddando il vapore a 100 gradi vedete che c'è la condensazione, cioè il vapore comincia a diventare liquido. Anche qui ci sono due stati che coesistono, quello gassoso e quello liquido. Finché tutto il vapore non sarà diventato liquido, la temperatura non diminuisce, quindi c'è questa sosta termica. Quando tutto il vapore si sarà trasformato in acqua liquida, allora la temperatura ricomincia a decrescere. Arrivati a 0 gradi c'è l'altra sosta termica, per cui l'acqua comincia a solidificare. Finché tutta l'acqua non sarà diventata ghiaccio, la temperatura non potrà continuare a decrescere. Questi due grafici riguardano le sostanze pure, ad esempio l'acqua, ma potete trovare altre sostanze pure, come ad esempio l'etanolo o l'alcol etilico. Il grafico è lo stesso, quello che cambia invece è la temperatura di fusione e di ebollizione. Per esempio per l'alcol la temperatura di ebollizione è a 70 gradi circa, mentre quella di fusione è a meno 114 circa. Per le sostanze non pure, quindi ad esempio i miscugli fatti di diverse molecole, ad esempio acqua e zucchero, vedete che nei grafici non ci sono le soste termiche. La seconda cosa molto importante da sapere è che in un miscuglio ci sono diverse sostanze, quindi ognuna di queste sostanze avrà una propria temperatura di ebollizione, quindi cambieranno
di stato a diverse temperature, e questo è quello che succede nella distillazione frazionata del petrolio. Il petrolio grezzo infatti è fatto di diverse sostanze. Quando si riscalda il petrolio vedete che i vapori condensano a diverse temperature, e questo viene proprio sfruttato per estrarre e separare le diverse sostanze. Quindi a 20 gradi io estrarrò il gas a questa altezza, a 150 gradi invece c'è la temperatura di condensazione per la benzina, a 200 si estrae il cherosene. Quindi potete vedere che le diverse sostanze che componevano il petrolio condensano ed evaporano a temperature diverse, e questo viene proprio sfruttato per separare le varie sostanze.